Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di It Girl in Canada, nuovo volume dedicato alla supereroina sociopatica lanciata da Mark Millar nel suo Kick-Ass. Scritto da Jeff Lemire, probabilmente uno dei miei autori preferiti, e disegnata da Edoardo Risso, lo storico disegnatore di 100 Bullets e di tante altre serie, raccoglie gli episodi del 5 all'8 della serie regolare dedicata alla piccola Mindy. Panini ce lo presenta in un volume cartonato da fumetteria a 16 euro. La nuova serie di It Girl è pensata da Millar come una sorta di world tour in cui la piccola killer vaga per il mondo ammazzando criminali ed esportando la sua particolare visione di giustizia. Ogni arco narrativo è quindi pressoché indipendente e scritto da un team creativo diverso. Ecco perché questo volume, il secondo, è tranquillamente leggibile anche senza aver letto il primo, It Girl in Colombia. Come dice il titolo, in questa nuova avventura la nostra piccola vigilante se ne va a nord a portare giustizia in Canada per punire uno spacciatore che ha venduto eroina a New York. Mi chiedo se segua ogni spacciatore che vende eroina a New York, deve essere indaffarata. Parliamoci chiaro, siamo decisamente lontani dal tipico fumetto di Lemire e fondamentalmente l'autore usa la storia come una scusa per immergere il personaggio in una delle sue ambientazioni preferite, quel nord del Canada che gli è particolarmente caro. La storia è banalmente un concentrato di violenza, non c'è particolare approfondimento psicologico e i personaggi sono piuttosto bidimensionali, quindi bocciato? No, sinceramente da un fumetto su It Girl non mi aspetto molto di più. L'eroina è e resta una piccola psicopatica che vaga armata di spade e pistole ad uccidere criminali. Alla fine mi piace com'è. Continua a non essermi totalmente chiaro come a Millar sia venuto in mente, mentre scriveva un fumetto su supereroi reali, di creare un personaggio così poco credibile. Una bambina di 12 anni che ammazza senza problemi adulti armati e pericolosi. Ma, credibile o meno, il personaggio funziona. Come funziona questa storia se la prendete per quello che è? Un fumetto da leggere spegnendo il cervello e lasciandosi trasportare dagli ottimi disegni. Nel complesso, quindi, se siete fan di Lemire e non avete già acquistato tutto quello che ha pubblicato l'autore, sicuramente non è questo il prossimo volume che vi consiglio di aggiungere nella vostra collezione. Ma se invece siete alla ricerca semplicemente di un fumetto d'azione ben disegnato, fateci un pensiero. Passando un po' più nei particolari, ci sono alcune cose che non mi hanno convinto del tutto, ma spoiler. Tralasciamo che il villain principale è il solito strabanale criminale arrivato con un figlio che non è affatto all'altezza e che deve ovviamente intervenire per risolvere la situazione. Ad un certo punto Mindy, dopo aver ucciso il suo obiettivo, il figlio di prima, finisce bloccata in una tagliola per orsi e viene salvata da un montanaro canadese burbero ma gentile, sempre per non parlare di personaggi stereotipati. Nel delirio causatole dalla febbre litiga con la figlia del montanaro, ma che poi scopriamo essere morta 10 anni prima, che per carità ci starebbe pure, una semplice coincidenza. Peccato che poche pagine dopo, quando il montanaro è ferito a morte, vede esattamente la stessa bambina che gli stringe la mano al posto di Mindy. E questo cosa vuol dire? Che in realtà It Girl quindi vede i fantasmi? Boh. Fra l'altro, durante la lettura mi ero convinto che in realtà il montanaro avesse ucciso la figlia. E me ne ero convinto giusto perché speravo che questo desse un po' una smossa alla banalità della trama. Invece niente. Ma comunque, ritirando le somme, Lemire porta a casa il compitino, senza infamia e senza lode, confezionando una storia dignitosa che si legge anche con piacere, ma senza alcun pregio particolare e senza alcuno spunto scoppiettante. Decisamente meglio la parte grafica, sempre ovviamente che vi piaccia lo stile di Edoardo Risso. Quindi nel complesso questi 16 euro probabilmente potete investirli in fumetti migliori, ma se siete dei super fan di It Girl, di Kick-Ass o in generale del fumetto di Millar, un pensiero potreste anche farcelo. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, vi chiedo di lasciare un commento, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, condividerlo dove volete se vi va, io vi lascio i link sponsorizzati Amazon in descrizione e vi ricordo che c'è anche Instagram @pelatiefumetti se volete seguirmi.